e quindi l'approdo in Superlega. Non ci siamo mai nascosti, nel senso che a inizio stagione, guardando anche il roster di altissimo livello che è stato formato, tutti ci hanno sempre dato come favorita e noi non ci siamo mai nascosti, anche perché sarebbe stupido dire sì, proviamo, lottiamo, vediamo. Abbiamo obiettivamente, penso, il roster più forte della Serie A2 e dobbiamo puntare assolutamente a traguardi importanti. La Coppa Italia l'abbiamo portata in bacheca. Siena non ha mai raggiunto certi livelli in ambito pallavolistico, quindi siamo orgogliosi, stiamo scrivendo la storia e questo ci rende veramente orgogliosi. Ecco Stefano, hai detto stiamo scrivendo la storia con Siena, ma tu la tua storia, diciamo, tra virgolette, l'hai già scritta. Hai vinto uno scudetto a Macerata, adesso è arrivato questo ennesimo trofeo. Più bello vincere il tricolore da gregario o la Coppa Italia da protagonista indiscusso quale sei stato? Allora, sono due emozioni differenti perché ovviamente uno scudetto è sempre uno scudetto. Un campione italiano vuol dire che sei il più forte e per un anno almeno tutti quanti te lo Riconosco. riconoscono. Però ovviamente entrare a far parte di un progetto di crescita importante come quello dell'Emmavillas e dare una mano a conseguire traguardi che una squadra che ha creduto molto in te come l'Emmavillas, dare una mano a far la storia e a portarla in ambiti dove non è mai stata, forse è un'emozione anche più grande perché ti senti partecipe della costruzione di una squadra, Del di progetto. una società, del progetto. Quindi questo, secondo me, a mio modo di vedere, ha ancora più valore. Stefano, a microfoni spenti ci hai detto che l'organico del Siena potrebbe tranquillamente giocarsela in A1. Ecco, che organico è, che società è e soprattutto il progetto, insomma, dove volete arrivare? Allora, a livello di organico, ti ho detto così perché ne ho buona ragione. Gran parte, almeno del sestetto, titolare che compone questa squadra, ha giocato in A1 per 1, 2, 3 anni, anche 4 o 8 come me, tipo, che penso di essere quello con più insomma, esperienza di A1 in questo roster. Siamo giocatori di altissimo livello che si sono cimentati anche nella 1 per diverso tempo e, a mio modo di vedere, per quello che sto vedendo anche la Superlega quest'anno e vedendo anche il nostro livello di gioco attuale, secondo me potevamo tranquillamente giocarcela anche in Superlega. Quindi questo ti fa capire quali sono gli obiettivi chiari. L'Emmavillas è una società che secondo me farà molto parlare di sé negli anni a venire, perché è una società strutturata molto bene. Si sono affidati a gente molto competente quest'anno, come il direttore sportivo Fabio Mechini, che reputo molto bravo, hanno creato una squadra molto, in maniera molto intelligente con dei giocatori che tecnicamente possono coesistere e quindi anche a livello di ambiente, l'ambiente che si è creato, anche il rapporto con la società e con i tifosi, lascia tutto presagire a una squadra che vuole fare il grande salto e che poi sarà in grado anche di mantenere la Superlega per tanti anni e dare delle soddisfazioni alla pallavolo, secondo me. Hai parlato di ambiente, giochi in una delle città più belle d'Italia, dove in pratica in precedenza c'erano due sport che oggi insomma arrancano, come il basket e il calcio. Ecco, come vivono i senesi la pallavolo? Allora, questo era il più grande ostacolo da superare per noi che
che ci siamo insediati praticamente quest'anno, anche se l'anno scorso già giocavano a Siena ma vivevano a Chiusi, perché ricordo che la società è originaria di Chiusi. L'anno scorso facevano solo le partite interne a Siena, da quest'anno siamo in pianta stabile a Siena e ci alleniamo al palazzetto dove, dove la vecchia Montepaschi ha vinto tutto e ha dominato in Italia e in Europa. Quindi scalzare dal cuore dei senesi il basket è un'impresa veramente ardua. Però i numeri ci confortano, perché quest'anno quest'anno abbiamo la media pubblico più insomma, numerosa di tutta la Serie A2. Bologna vi hanno seguito in circa 1000. A Bologna erano in circa 1000 provenienti sia da Siena che da Chiusi che ci hanno seguito. E devo dire che a suon di vittorie, perché l'unico modo per attirare il pubblico è vincere, a suon di vittorie ci stiamo guadagnando un pubblico da 1000, 1200, 1300 persone a domenica, che per la 2 sono numeri impressionanti, anzi sono numeri che farebbero impallidire anche alcune squadre di Serie A, di Superlega, ed è per questo ed è anche questo un altro motivo per cui Siena è pronta per il grande salto. Torniamo un attimo su di te, tanti tifosi sparsi per l'Italia, insomma, che ti incitano sui social, sei uno che sui social smanetta tantissimo, i tuoi primi veri tifosi chi sono? Beh, i miei primi tifosi sono i miei genitori, indubbiamente, anche se a livello di voce e di tifo proprio, se vogliamo parlare proprio tifo, quello proprio da palazzetto, mio fratello e mia sorella, che mi seguono ovunque, anche in trasferta, si organizzano, vengono ovunque io abbia giocato, loro sono sempre stati presenti. I miei, ovviamente, con il lavoro che non gli permette di muoversi, fanno un tifo a distanza, quindi però mi sono sempre vicini con il cuore, quindi è bellissimo. Poi ovviamente a Bologna, insomma, avendo avuto mia sorella e mio fratello vicini, è come se avessi avuto anche loro, quindi ero veramente felice. I tuoi genitori, i tuoi fratelli, forse non lo hai detto apposta perché volevo che ti facessi la domanda, ma una delle tue più grandi tifose è tua nonna Filomena, che ci hai detto che in questi 2 giorni che sei rientrata da Agnone ti ha preparato 2 piatti speciali. Beh, allora, io non avevo detto niente questa volta, cioè, nel senso, le avevo detto che sarei tornato, perché a lei glielo devi dire con un certo anticipo, perché si deve preparare tutto il menù per i 2 giorni che sto. E ieri a pranzo mi ha fatto una sorpresa grandissima, perché mi ha preparato la zuppa alla santé, che io sono anni che non mangio, perché purtroppo sono anni che non passo le festività qui in Agnone. E allora si è messa lì, mi ha preparato la zuppa, e per me è stata una sorpresa grandissima. Oggi a pranzo sono gnocchi con il sugo che solo lei sa fare, con 15 tipi di carne diversa, che è una leggerezza incredibile. E quindi anche oggi, vabbè, ma io avevo anche avvisato il mio preparatore atletico, gli ho detto: mettiti il cuore in pace, perché mo che torno ci avrò qualche chiletto in più. Poi lo smaltiremo strada facendo. Stefano, oltre alla cucina di nonna Filomena, cos'è la cosa che ti manca di più di Agnone? La cosa che mi manca di più di Agnone sono sicuramente, va bene, tutti gli affetti, i miei genitori, i miei zii, i miei nonni, i miei amici, che poi alla fine quasi tutti se ne sono andati, però comunque tornano più spesso di me al paese. Comunque la cosa che più mi manca di Agnone è la tranquillità, sicuramente, è il modo di vivere che c'è qua, che io penso che non ci sia da nessun'altra parte in Italia, perché in un mondo dove tutti corrono, tutti pretendono, tutti ti stressano, qui a Agnone io trovo la mia dimensione, stacco il cervello, ricarico le batterie e sono pronto a ripartire.
In ambito sentimentale come stai messo? Molti ragazzini ci fermano, ci chiedono di Stefano Patriarca. Vabbè, ovviamente io sotto quell'ambito sono abbastanza chiuso perché sono fidanzato, quindi anzi Celeste è piccolina ma è rabbiosa, quindi io consiglierei... Gelosa? Consiglierei... No, io vabbè, io... Ovviamente, vabbè, io sto con Celeste da tanti anni, sono 5 anni ormai, abbiamo dei progetti importanti. E quindi penso solo a lei, anche se quest'anno siamo molto lontani perché lei gioca a Mondovì e il tempo per vedersi è sempre poco, se non praticamente nullo. Stiamo soffrendo molto di questa cosa, però il nostro rapporto ormai è radicato e quindi sappiamo che è solo una questione di tempo prima di poterci godere la nostra storia a pieno regime, diciamo. Stefano, noi ti ringraziamo per questa intervista che hai concesso all'Eco Online, ti facciamo i migliori in bocca al lupo per il proseguo del campionato e ti salutiamo. Se vuoi salutare i nostri lettori che ti seguono sempre molto. Io ringrazio assolutamente tutte le persone che mi seguono sull'Eco Online, gli faccio un saluto e spero di darvi ancora tante soddisfazioni. Grazie.